Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come creare una propria risoluzione su Fortnite. Ovviamente mettere anche lo stretch, quello della grafica che è allungata, e puoi anche giocare bene. Quindi in questo caso, se tu vai sul tuo pannello di controllo di Nvidia, eccolo qua, link in descrizione per scaricare questo pannello di controllo, ci clicchiamo sopra e da qui in poi possiamo creare una nostra risoluzione. Quindi quello che dobbiamo fare è andare un attimo su PC, personalizza, ed eccole qua. Queste sono le nostre quattro risoluzioni che io ho creato, quindi 1680x1080, 165Hz 32 bit progressivo. Quindi se io adesso vado in questo documento dove mi sono salvato alcune risoluzioni, tipo Fortnite FPS Boost e quelle popolari. Quelle popolari sono quelle per giocare molto bene, competitivi, quelle che vogliono veramente giocare seriamente e anche fare delle belle partite. Quindi con Fortnite FPS Boost a me interessa più questo. Quindi se io vado a fare una crea risoluzione personalizzata e vado a mettere un 1760x990, quindi 1760x990, 165 Hz, tipo di scansione progressivo, e facciamo prova. Testo è stata applicata la sezione personalizzata. Ok, salvare, sì, e la salviamo. E adesso ci mettiamo questa qua. Se adesso faccio su ok, vado su personalizzato, 1760x990, e faccio applica. E mi sono creato così una mia risoluzione su Fortnite. Se vado su Fortnite, ed eccola qua. Però mi raccomando, metti in modalità finestra schermo intero. Risoluzione 1760x990, indietro. Facciamo salva ed eccola qua la nostra risoluzione. Ovviamente a me si vede anche un po' maluccio la texture del personaggio, però se vado un attimo a mettere risoluzione 3D, metto un 70% effetti medio texture, mettiamo un attimo epico e vediamo cosa esce fuori. Eccola qua, 1760x990, 16 noni, finestra schermo intero, FPS illimitati, V-Sync disattivato, e aumentando anche gli effetti, la texture, la distanza visuale mettiamolo lontano, texture mettiamolo elevato, ed eccolo qua. Geometria virtualizzata, se la imposti migliora la geometria, però farai pochi FPS. Risoluzione 3D dinamica, stessa cosa anche con questa qua, tipo metti sì e sfrutta di più la scheda video. Io direi di mettere no, con un 75 e facciamo applica. Ed eccolo qua, Fortnite, con una nuova risoluzione personalizzata. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come creare una propria risoluzione, iscriviti, lascia like, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!